Lo hanno sequestrato, legato al gancio per gli animali di una vecchia stalla in disuso, picchiato e torturato senza pietà per 2 giorni e una notte. Hanno 15 e 16 anni e lo avrebbero fatto per divertimento e per denaro. C'erano 2 persone che mi aspettavano dentro, mi hanno picchiato. I 2 ragazzini, arrestati dai carabinieri, da tempo avevano preso di mira quest'uomo di 57 anni, rimasto solo dopo la scomparsa del padre e caduto in una profonda depressione. Pur avendo disponibilità economica dovuta all'eredità paterna, vive da tempo in una cascina abbandonata, dove i 2 minorenni lo hanno più volte aggredito, venendo spesso di sera per fargli paura. Un anno fa vennero anche denunciati. Avevo avuto queste minacce, ecco, da questi ragazzi. Un periodo che si lamentava del fatto che era stato aggredito. Dopo l'ultimo brutale pestaggio, accanendosi per 12 ore sulla vittima e dandosi il cambio ogni mezz'ora, i 2 adolescenti hanno legato il 50enne a una vecchia sedia, lasciandolo per una notte intera al freddo di quella stalla, sanguinante e con i segni di tortura sul corpo e diverse fratture al volto. La mattina successiva i 2 sono tornati sul posto, lo hanno rivestito e trascinato in banca per obbligarlo a ritirare dal suo conto corrente la cifra di 5.000 euro. Una volta dentro, un'impiegata ha notato lo stato del poveretto con il volto tumefatto che faticava a tenersi in piedi e ha chiamato il 112. Un paio di settimane fa ho incontrato, c'erano 2 ragazzini qua che si sono nascosti, poi sono andato a vedere e gli ho detto: ma scusate, cosa fate qua? No? Un'auto dei carabinieri passa in questa strada, ecco. Penso che sia in seguito a qualche denuncia che lui ha fatto. I 2 adolescenti sono stati arrestati e condotti in caserma dove, mentre attendevano di essere ascoltati, hanno continuato a ridere e sghignazzare tra loro. «È solo per sdrammatizzare», hanno detto agli inquirenti. Poi hanno raccontato che, dopo le violenze, avrebbero passato il resto della serata in un pub fino alle 4 del mattino. E alla domanda «Perché lo avete ridotto così?», hanno risposto «Era uno strano, dava fastidio». Sicuramente c'era un accanimento o comunque qualcuno che l'aveva preso di mira. Italo era diventato il bersaglio perfetto per questa coppia di adolescenti, un uomo solitario e schivo che aveva scelto di vivere lontano dalla società. Una persona che vive isolata, sola, diventa un bersaglio molto facile. Silvana abita poco lontano dal casolare di Italo e ieri sera è andata in ospedale a trovarlo. A lei ha raccontato la notte di terrore che ha vissuto e lo stratagemma dei soldi in banca per restare vivo. Si sono introdotti nella sua casa, l'hanno portato nella stalla, l'hanno percosso, legato. Volevano da lui questo denaro che non era in grado di fornire perché non ne aveva a casa. Poi nella notte l'hanno lasciato solo. Il giorno successivo lui con questo stratagemma è riuscito ad andare in banca. Ha sempre vissuto qui nel casolare della sua famiglia, un tempo azienda agricola, oggi abbandonato all'incuria e all'accumulo. Lui in precedenza aveva fatto delle denunce perché veniva aggredito da queste persone. Non è la prima aggressione che Italo subisce. Una la so io in prima persona perché avevo chiamato i carabinieri e sentivo urlare. È uscito fuori lui, era tutto tumefatto. E urlava perché diceva che 2 ragazzi l'avevano aggredito. Aveva il cerotto tumefatto. Mamma ha detto: 2 ragazzi sono venuti di notte che mi hanno aggredito, mi hanno picchiato. Prima di Natale era stato già aggredito e picchiato. 3 settimane fa Moreno ha avvistato una coppia di ragazzini che si aggirava intorno al casolare ed è intervenuto. Dove li ha visti questi ragazzi? Erano di sotto una pianta. So che l'hanno aggredito, non è che siete voi. Oh no, no, non sappiamo niente. Quanto tempo fa è successo questo episodio? 2 o 3 settimane fa. L'età dei ragazzi che ha visto più o meno? Uno era di colore un po' nordafricano e l'altro un bianco, ma più o meno ragazzini, 15-16 anni. Potrebbero essere gli stessi 15enni che sono stati fermati per la brutale aggressione delle scorse ore. La descrizione di chi li ha visti attendere al bar fuori dalla banca corrisponde e anche per Italo sarebbero gli stessi. Secondo lui sono gli stessi ragazzi? Presumo di sì.